New Jersey, che posto particolare. È il posto più dietro al mondo dei newyorkesi. È un pezzo di terra che per loro è pressoché una colonia. Ma tanti personaggi legati alla Grande Mila sono nativi proprio del Garden State. Da Frank Sinatra a Shaquille O'Neal, da Brian De Palma a Meryl Streep. Tra questi personaggi c'è anche Giuseppe Rossi. Rossi, soprannominato Pepito niente meno che da Enzo Berzò per una vaga somiglianza con il suo Pepito Rossi, nasce da una famiglia di italiani trapiantati negli USA per fare professori. La vita americana però termina a 12 anni, quando viene notato da alcuni osservatori del Parma che pretendono di portarselo in Italia. Un talento del genere in America è un pesce fuor d'acqua, così Beppe si trasferisce in Emilia con il papà per intraprendere la lunga strada verso il professionismo, per seguire il sogno italiano. Resta con i crociati per 4 anni prima di passare al Manchester United. In quei 4 anni ha fatto sfracelli, i Red Devils lo avevano dato da tempo. Sir Alex vuole il talento italiano, vede in lui un potenziale campione e lo fa esordire in Premier League a 18 anni, segnando all'esordio. L'Inghilterra parla di lui, l'Europa parla di lui e l'Italia si mangia le mani per non aver puntato maggiormente sul calciatore. L'anno dopo va in prestito a Newcastle, prima di fare il ritorno in Italia a gennaio. Il Parma è sull'orlo della retrocessione e si affida ai piedi del 19enne italo-americano che non tradisce le attese, siglando 9 gol in metà campionato e trascinando letteralmente la squadra al 12° posto in classifica. Anche in Italia segna l'esordio assoluto ed eguaglia il record di gol per Under 20, che prima apparteneva a Roberto Mancini. Il prestito finisce, torna a Manchester, ma ci resta poco. È il Golden Boy, tutti lo vogliono e lo United lo cederà all'ambizioso Villarreal per 11 milioni di euro più varie clausole. L'inizio è scoppiettante, gol all'esordio nella Liga e record, ma nessuno aveva segnato l'esordio in Premier, in Serie A ed in Liga. 13 gol il primo anno, 15 il secondo, 17 il terzo, addirittura 32 il quarto anno, è un continuo divenire, è un campione, questo è evidente. Giuseppe Rossi è una seconda punta, ma può essere impiegato anche da attaccante centrale o esterno d'attacco. Mancino naturale, dotato di ottima tecnica, gli piace ricevere la palla in corsa, ma è anche abile a giocare negli spazi nella fase di non possesso. È un giocatore ed una persona molto intelligente, è il prototipo dell'atleta 2.0. Pepito vive un sogno, ma si sveglia bruscamente dopo una partita con Real Madrid, rottura del legamento crociato del ginocchio destro e 6 mesi di stop. L'anno dopo l'infortunio allo stesso ginocchio, negli ultimi 2 anni ha giocato appena 15 partite ed ovviamente in Italia si parla di giocatore finito. Ritorna in America dalla sorella, bellissima tra l'altro, dalla madre, e rende tutti partecipi delle sue cure tramite Twitter ed Instagram. È sereno e consapevole dei problemi, ma sa che può tornare il Pepito che tutti ricordiamo. A gennaio dello scorso anno viene acquistato dalla Fiorentina. I della Valle sono consapevoli dei rischi, ma credono in lui e sborsano 10 milioni più bonus per un giocatore con un ginocchio bionico. L'anno scorso gioca uno scorcio di partita, ma tutti lo aspettano in questa stagione. Lui, Clemente e suo discepano, che lo hanno sostenuto in questo lungo anno e mezzo. Prime 9 partite della stagione, siamo già ad 8 gol, disarmante come un tempo. In mezzo a tutto questo frastuono c'è il rapporto idilliaco con la nazionale. Tra nazionale under 16 e nazionale maggiore, passando per tutti gli intermezzi, siamo a 72 presenze in azzurro, condite da 26 gol ed un titolo di capocannoniere alle Olimpiadi, preso a Pechino 2008 con la nazionale olimpica ed uno stage da Bruce Arena per la nazionale a stelle strisce. Ma Rossi non ha mai preso in considerazione questa ipotesi, lui è italiano. Con la Fiorentina si gioca alla vigilia di Halloween, lui che in America lo festeggiava come Dio comanda. Con la Fiorentina non abbiamo scelta, niente trick or treat. Quest'anno lo scherzetto a Pepito Rossi lo farà Don Raffaele.